Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come ogni sabato alle 14 vi propongo un video random. Questo sabato, ragazzi, ho deciso di continuare dopo tantissimo tempo la storia dei Cavalieri dello Zodiaco che avevo iniziato quando portavo appunto un video al giorno. Mi sono ricordato che a un certo punto, per la diminuzione dei video dovuto al problema dei feed di YouTube, non ho più portato in realtà questa saga che stava andando avanti, eravamo arrivati ad Asgard. Quindi ragazzi, ho deciso di riportarvi un episodio e ogni tanto ve lo porterò per continuare comunque questa saga e completarla insieme. Allora, nell'ultimo episodio, per chi non se li fosse visti, ragazzi, trovate la playlist con tutti i vari episodi, quindi andatevi a vedere, è un gioco molto molto bello. Nell'ultimo due episodi abbiamo affrontato il cavaliere di Midgar nel tempio di, cioè nella saga di Asgard, e suo fratello gemello Alcor. Ora affronteremo invece questo cavaliere che si chiama Orion, con Phoenix, Andromeda e Crystal. Quindi andiamo subito nella storia. Allora, ragazzi, mi dicono di selezionare il personaggio Phoenix, Andromeda e Crystal. Io, ragazzi, chiudo gli occhi e faccio casualmente. Scelgo lui, chi è uscito, non lo so, non l'ho neanche visto. Dopo aver sconfitto 6 cavalieri divini e ottenuto i loro zaffiri di Odino, Pegasus e i suoi compagni si accinsero ad affrontare l'ultimo dei 7 cavalieri di Asgard, Orion. Purtroppo per loro, Orion era il grande eroe della storia di Asgard. È di gran lunga il cavaliere divino più temibile. Eccolo. È Odino, il dio di Asgard. E quello deve essere la spada di Balmung per riportare Hilda alla ragione. Dobbiamo battere tutti quei divini e ottenere quella lama. Ecco Orion. Chi sei? Il mio nome è Orion. Non immaginavo che un cavaliere di Atena potesse arrivare in qui. Mi congratulo con te, Pegasus. Mi dispiace, Orion, ma sono qui soltanto per ottenere il tuo zaffiro di Odino. Così Hilda tornerà a essere quella di un tempo e Atena sarà salva. Qualcuno ha messo l'anello del Nibelungo al suo dito allo scopo di manipolarla. Impossibile, Hilda rappresenta Odino sulla terra. Nessuno riuscirebbe mai a controllarla, sono stufo delle tue menzogne. Vedo che sei ferito, ma non per questo ti riserverò un trattamento di favore. Cosa? Dopo aver assaggiato i miei pugni, capirai quanto faccio sul serio. Prendi questo, fulmine di Pegasus. Sicuramente non gli farà nulla. E infatti, come immaginavo. Cosa? Il mio fulmine di Pegasus si è dissolto poco prima di raggiungere il suo corpo. Evitare un attacco talmente intimo sarebbe insulso. Non ho letto. Ah, ecco, Crystal, l'Andromeda e Phoenix. Sì, ragazzi, non so chi ho scelto dei tre. Quale sarebbe l'ultimo dei 7 cavalieri divini? Cioè, quello sarebbe l'ultimo di tutte quelle divine. Lo sconfiggeremo insieme. Ah, mi è capitato casualmente Phoenix. Ok, finisci con una BB e segui una combo da 20 colpi. Ragazzi, queste sfide sono molto difficili da completare. Eccoci qui giunti nel match, ragazzi. Subito contro di lui, vediamo un po'. Ah, primo colpo. Allora colpiamolo noi, ragazzi, di velocità. No, ragazzi, attenzione. No, mi ha colpito, è un bastardo. Forte, ragazzi, forte. È molto forte, guardate che attacchi che ha. E allora colpiamolo. No, me l'ha parata. Incredibile. Ancora proviamo noi. Vediamo se riesco. Attenzione, colpito, ma non, la combo da 20 colpi, ragazzi, è difficilissima a fargliela. Attenzione qua. Mi toglie tantissimo ogni colpo. Ancora un attacco. Attacco questo, bronzo subito, sì. Attenzione qua, proviamola. No, ragazzi, no, la BB me la sono giocata così. Proviamo subito la Lidia Fenice, però. Scontro l'ultimo sangue. Allora, ragazzi, ancora la Lidia Fenice, ce l'abbiamo fatta. L'ho sconfitto, ragazzi. Le sfide, pazienza, è fortissimo. Quindi avrò avuto anche un punto basso. Non giocavo anche da molto tempo.
Infatti grado di ragazzi, ma veramente non giocavo da tantissimo. Pensate sia sufficiente il primo shock. Qui ha colpito Andromeda. Impossibile, ha neutralizzato tutti i nostri attacchi. Pensando completamente inglese. Pegasus ha amici. C'è dragone, ragazzi, attenzione. Non pensare a noi, Orion è il settimo e ultimo cavaliere divino. Configgiamo le Atene alla salve. Ci resta poco tempo, sì. Ho girato di compiere la mia missione. A costo di calpestare i cadaveri dei miei compagni. Ti sconfiggerò, Orion, parola mia. E ora carica il cosmo. Quando lo spirito combattivo permea il mio corpo, il dragone che rappresenta spicca il volo. Preparati sugli attacchi supremo di Sirio, colpo del drago. Mi hai ridato qualcosa? Eppure il colpo del drago ha effetto su di lui? Forse... Come narra una leggenda del nord, Sigfrido era un guerriero che si immerse nel sangue e ottenne il dono dell'immortalità. Possibile che anche Orion sia immortale? In tal caso, come possiamo vincere? Adesso tocca a me, sei pronto? Ok ragazzi, secondo duello, Sirio contro Orion. Con le solite due sfide che ragazzi non so se riuscirò a completare. Ok ragazzi, eccoci qua nel match. Subito, dobbiamo scappare perché vedete attacca subito. Mia ragazzi, è fortissimo. Allora, subito colpo del dragone. Eccolo qua. Grande dragone ragazzi. Andiamo subito di colpo del dragone, colpito ancora. Non gli diamo tempo qua, schiva. Ancora colpo del dragone parato. Ancora noi ci riproviamo ragazzi, ci riprovo sempre. 8 colpi, 9 colpi, 10 colpi. Qua, mi ha colpito lui. Ragazzi, devo cercare la BB finale, la BB finale, attenzione. Qua non sono ancora a carico abbastanza. Ora c'ho la BB. C'ho la BB ragazzi. Provo la BB, vediamo. No, ancora una volta niente da fare ragazzi. È molto molto forte la BB. Lo ha assicurato nuovamente. Ragazzi, provo a caricarmi. Vediamo se riesco a finire con la BB. Ma la vedo dura. Guardate quanto è forte ragazzi, sto provando a caricarmi. Qua mi ha colpito ragazzi, sto provando a caricare la BB, attenzione qua. Qua si è ricaricato tutta la BB ragazzi. Amore la BB, no, non l'ho fatta ragazzi, l'avevo ricaricata ma non l'ho fatta. Abbiamo vinto ragazzi, ma pensavo di aver fatto la BB, invece no. Ho avuto grado C un po' meglio ragazzi, ma le sfide nulla. Non è pure scalpito che sia davvero imbattibile. Sento una voce appellarsi al mio cosmo. Maestro? La spada a doppio taglio, sì, ricordo quando me ne parlassi. Può essere la più forte tra tutte le armi. Ma anche lesionare chi la brandisce. Il fatto di essere l'arma suprema diventa un suo punto debole. Come puoi reggersi in piedi dopo aver subito un attacco così dirompente? Non posso morire qui. Il mio maestro ha acceso un barlume di speranza. Ora una piccola possibilità di sconfiggerti. Ora ho una piccola possibilità di sconfiggerti. Sconfiggermi? Benissimo, voglio proprio vedere.
sono leggermente arrogante. Prendi questo, occhi del drago. Ecco, colpo del drago. E vediamo. L'ha colpito. Ah, Sirio, come facevi a saperlo? Prego, sei sicuro della nostra prima battaglia? Quella volta tu scoprissi il piccolo varco che devo concedere per sferrare il colpo del drago. L'unico punto debole di questa mia tecnica, come mi riguarda il mio maestro. Vuol dire che però non è lo stesso? Tra che ci penso in quella leggenda? Sì, è come nella leggenda di Siegfriedo. Il guerriero diventa un mortale dopo essersi immerso nel sangue di drago. Una foglia si posa sulla parte bassa della sua schiena e diventa quindi il suo unico punto debole. Fu sconfitto proprio perché un avversario riuscì a riguardare e colpire quel punto preciso. Una debolezza destinata a segnare oro. Anche dopo la sua rinascita come cavaliere divino. Come quando usa il colpo del drago. Poi deve abbassare la mano sinistra per concentrare sulla sua forza e così facendo lascia il cuore completamente esposto seppure per un istante. Una piccolezza proprio come la foglia cosa sul corpo di Sirio. Notevole Sirio, però sappi una cosa, Pegasus. È vero che la mia mano sinistra si abbassa quando scateno il mio attacco supremo, ma è un varco dalla durata infinitesimale, specie per i miei riflessi infallibili. Credi davvero di riuscire a colpirmi al cuore in questa minima frazione di tempo? Quanto è breve purtroppo tutto su quell'istante. Okay, ragazzi, terzo duello con Pegasus contro Orion con le solite sfide. Eccoci qui giunti, ragazzi. Tutto parte forte. Abbiamo subito col pugno di Pegasus colpito. Aveva anche più forte l'attacco. Vediamo che non è colpirlo. Però pugno di Pegasus 18 colpi quasi di... Ragazzi, avevo quasi fatto i 20 colpi che mi richiedeva. Ma ragazzi, ho fatto attenzione che non lo scontro uno contro uno è fortissimo, ovviamente. Tutto qua che mi colpisce ancora. No! Ora vediamo se riesco, sì! 20 colpi! Prima sfida completata, ragazzi! Attenzione qui! L'ho colpito, gli ho fatto la BB, ma mi sa che voleva alla fine la sfida, la mossa con la BB. Azione! Qua mi ha schivato il pugno di Pegasus. Sono qua, ragazzi. Sto cercando di ricaricare perché, ragazzi, non ricordo se la BB lo voleva alla fine la sfida o no. Quindi devo cercare di farla anche alla fine. Ho ricaricato quasi tutta la barra d'energia per la BB finale. La BB finale, vediamo se gliel'ho fatta. No, ragazzi, niente da fare. Non riesco a fargli la BB finale, ragazzi. Allora, fulmine di Pegasus, sti cazzi. Allora, subito qua e via. KO. Non avrò avuto un voto alto per cercare di ricaricare la BB. È la seconda volta che aspetto e alla fine... non riesco a farlo. Grado D, ragazzi, ma solo perché stavo aspettando la BB. Se no, avrei avuto un grado molto più alto. E infatti la finisci con una BB. Occhi del drago, sta preparandosi la mossa. Prendi questo fulmine di Pegasus.
nulla da fare, ragazzi. Cosa? Fermato tutti sui fulmini di Pegasus. Ah no, c'è riuscito. Ma è riuscito in questo, ma è riuscito a scoprire la mia armatura Pegasus. Io, o meglio il mondo intero, mi pone in te ogni speranza. Atena, Pegasus, ricevi le vestaglie del mio cosmo. Accetta quel poco di vita che mi rimane. Confido le mie ultime energie vitali, devi farlo, Pegasus. Sento le voci di tutti risuonare nel mio cosmo. Pegasus, come puoi continuare a combattere? E cos'è quel cosmo che ti avvolge? Non è solo il tuo, aperto quello di Sirio e degli altri alleati, e della stessa Atena. Questo potere di coloro che credono fermamente di essere dalla parte del giusto? È la prova che la vostra causa è realmente quella più meritevole? Non esitare, Orion, finiscili. Hai sentito, Orion? Gli attacchi di quegli sciocchi codardi che hanno reso un pussillanime come loro? Se è così, li giustizierò personalmente. Ed Hilda, non c'è bisogno che ti sporchi le mani. Giunerò tutta la mia vera forza per stabilire una volta per tutte chi è dalla parte del torto. Ah, devo salvare Atena. Devo salvare Atena. Lui lo rende meglio la AA. Nel prossimo attacco ti toglierà la vita, sei pronto? Sarà il colpo finale, è la fine, Pegasus. Sono l'ultima speranza di tutti e di Atena. Lucio Cosmo fino al tuo limite massimo. Occhio del drago, sta preparando la mossa. Fulmine di Pegasus, ce lo sconto, vediamo. Cosa, fulmine di Pegasus spinge il mio pugno? Pegasus ha scatenato un Big Bang. Ce l'ho fatta. Ok ragazzi, abbiamo completato la sfida contro Orion. Nel prossimo episodio, il 2.10, andremo contro il nemico Siria, che tra l'altro è un cavaliere d'oro, quindi molto molto interessante. Ok ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like, commentare per dirmi se vi piace questa serie. Mi raccomando, se non avete visto tutti gli altri episodi andatevi a vedere nella playlist. Come sempre, se avete fatto, iscrivetevi al canale. Ragazzi, condividete il video se volete, vi sono trovate tutti i miei social network, quindi se non vi siete iscritti passate dalle mie pagine. Noi ci vediamo sabato prossimo con un altro video random delle 14, qui da Angelo Nero 83 tutto e ciao gamers!